Signore, c'è qualche problema? Funziona? Posso andare avanti? Vado avanti. Bene. Allora stamattina abbiamo detto che leggiamo qualcosa ed è la notizia nella notizia. L'altro ieri abbiamo parlato dell'uomo che era venuto meno, Dio. Chiuse i battenti con l'uomo si pentì, cioè disse che l'ho creato a fare, non è che si pentì, che si doveva ravvedere, e cominciò un periodo di ristrutturazione, nel tempo di formare un'arca che accompagnava il popolo, alla fine abbiamo chiuso così che l'arca di salvezza per noi è Gesù Cristo. Da questi eventi ci sono altri eventi che si susseguono, che ci sono tanti, tanti, tanti punti che ci parlano del ritorno del Signore, della fine dei tempi e compagnia. Beh, per sommi capi, senza scendere troppo in profondità, guardiamo così come la scia ci porta nel tempo e leggiamo insieme stamattina. Genesi capitolo 9, dal verso 11 al verso 17. Lo guardiamo insieme così abbiamo chiaro in mente quello che la parola del Signore dice, il passato, il presente ed il futuro. Quando uscirono fuori dal, dall'arca e così via, si ripopolava, cominciò l'adorazione. Eh, Noè cominciò ad offrire dei sacrifici a Dio, ringraziamento perché se ne era uscito sano e salvo fuori, Dio però disse, io stabilisco il mio patto con voi e nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. E Dio disse, ecco il segno del patto che io fo tra me e e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni a venire. Io pongo un arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me, dice Dio, e la terra. E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, L'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente, ogni carne e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. Andiamo avanti, l'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto. Patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque carne è sulla terra. Guardiamo al verso 17. E Dio disse a Noè: Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me ed ogni carne che è sulla terra. Quando diciamo che l'arcobaleno porta speranza. E' perché questa generazione ha una tragedia pauroso. Quando arrivano questi grandi eventi, noi piccoli esseri viventi abbiamo un fiume di paura E poi diventa anche un mare, perché sono eventi che ci spaventano. Cosa succedeva in quel frangente? Che ogni volta che si riformavano le nuvole per, che doveva piovere, la gente aveva paura. Uh, mamma, mo un mamma, mi succede un'altra volta. Corriamo, ma dove corriamo? Vuoi vedere che si ripete? Diciamo che questi eventi creano tanto timore in noi che siamo così piccoli che andiamo in tilt. Ma Dio doveva continuare ad innaffiare la terra e doveva continuare a piovere e uscire il sole. Per dare un po' di calma all'uomo, allora gli mise un segno nel quale ogni volta lo rassicurava come per dire guarda, pioverà, ma non arriverà più il diluvio, perché Dio l'ha detto. Ed ecco il segno del patto, perciò c'è l'arcobaleno. Cosa voleva dire? Voleva dire state tranquilli, calmatevi, vivete la vostra vita come se ci fosse stato Gesù lì. Avrebbe detto "Non temete". Come dice normalmente nella sua parola, "Non temete, non temete, non temete". E il benedetto sia il Signore che lui che capisce, comprende perché ci ha creati, cerca sempre di mettere la calma nei nostri cuori. Questi eventi sono spaventosi. Io mi ricordo nel 1980 quando ci fu il terremoto, un evento molto grande e sembrava che stavi fuori dove non c'era pericolo, ma quando quelle scosse arrivavano come un serpentone che passava sottoterra, alla fine avvertivi un senso di paura, faceva paura perché questi eventi sono così. Ma Dio fin dal principio ha cercato sempre di mettere calma nel cuore dell'uomo. E questo è un segno di tutto quello che Dio ha detto. Che vuol dire che non ci sarà più il diluvio e noi continueremo per l'eternità sulla terra? No. Dio preavvisa che sarà diverso, ecco la notizia che noi dobbiamo stare attenti. Perché? Perché Dio continua a parlare, ha parlato in molti modi, in molte maniere, forse per chiarire meglio quello che voglio dire lo troviamo in Ebrei capitolo 12 verso 1, così ci facciamo un quadro di come Dio nel tempo ha sempre parlato e parla pure oggi, anche noi dunque. Poiché siamo circondati da un sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, ecco il punto di riferimento che Dio ha stabilito. Lo ha cominciato a programmare fin dalla Genesi, poi l'ha riprogrammato nel popolo di Israele quando. Eh, sull'antenna ha fatto un serpente di rame. Gesù ha rinnovato l'immagine nel dire come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ebbene, vedete, è un parlare continuo, continua a parlare anche oggi. Infatti parla da tutte le parti, ma non è solo nella predicazione, è nelle cose che ci circondano, ste croci sulle montagne, ste croci nelle scuole, questo continuo via vai di... Dobbiamo dire, è inutile che giriamo intorno alla situazione, la sappiamo, andiamo al dunque, andiamo direttamente al Signore. Col passare del tempo ha iniziato attraverso parole profetiche, che ce ne sono tante, però stamattina ne prendiamo una, quella di prendere il profeta Gioele nel capitolo 2, dal verso 28 al verso 32, e lo leggiamo insieme, come per dire, ci sarà un altro giorno che è il giorno del Signore, il Signore interverrà con potenza e farà una selezione. Vediamo insieme, già... Eh, Gioele, capitolo 2, dal verso 28 al verso 32, un altro pezzo di storia. Or dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figlioli profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Ed anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito. Perché? Perché allora c'erano solo degli uomini chiamati, che venivano chiamati profeti ed erano loro i portatori della voce di Dio in mezzo al popolo. Lo spirito scendeva su queste persone, venivano unti, ma troviamo in un periodo Geremia, in un periodo Isaia, in un periodo Ezechiele, in un periodo... E così via, che annunciavano in questo popolo. Ma Dio comincia a promettere che avverrà fra poco, un tempo a venire, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Cioè, in parole diverse, non c'è bisogno di essere della tribù di Levi, non c'è bisogno di essere della tribù di, Aro, di eh, della famiglia di Aronne. Il Signore spande il suo spirito sopra. Tutti, senza distinzione, quando noi ci sintonizziamo, come abbiamo fatto prima. Se non ci sintonizzavamo non potevamo parlare. Andiamo avanti col verso 30, verso 31 e, far, 30, e farò prodigi. Nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Incominciamo ad intravedere che si è chiuso il reparto del diluvio perché Dio ha detto: Non temete, state tranquilli. Può piovere quando vuole, ci saranno delle, dei movimenti, delle alluvioni e cose, ma mai più di lui. però Dio comincia ad annunciare che ci saranno eventi diversi. E noi dobbiamo alzare il capo perché Gesù poi ne parla anche lui. Ma noi facciamo solo una piccola parte stamattina. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Guardiamo il verso 32. Ed avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Vedete, in questo contesto c'è una via di uscita. Un, un aggrapparsi per sfuggire a questi eventi che sono tremendi, qual è? È quella di invocare il Signore, di cercare il Signore, eh? invocare, chiamare, eh, gridare, cercare, c'è cioè, 700 volte, cioè lo possiamo usare Due volte al giorno, ogni 12 ore ne usiamo una metà, altre 12 ore, e continuiamo a cercare il Signore. Poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, e infatti la salvezza comincia da Gerusalemme, spunta come una pianta, una pianta di medicinale speciale. Come ha detto l'Eterno, è fra gli scampati che l'Eterno, Chiamerà. Passa un periodo di tempo, e le cose vanno in qualche modo, ma uff, si rinnova un altro intervento di Dio che comincia dopo 400 anni da malattia. Matteo, che non c'era stata rivelazione, anno sen anni senza rivelazione da parte del Signore, arriva Giovanni Battista, il precursore, colui che annuncia la venuta del Messia. E arriva il Messia, arrivato il Messia, comincia a portare avanti la sua missione terrestre, annuncia un, un grande evento che dovrà accadere e si dà come prezzo di riscatto, mette, carica su di sé il peccato del mondo perché Giovanni già lo dichiarò, ecco colui che toglie il peccato del mondo, viene per purificare. Il popolo di Dio. Lui va al posto mio pur di salvare me, pur di salvare te. Il Dio figlio si incarna, Dio uomo perché è in mezzo agli uomini, Dio, eh, Dio eterno perché è figlio di Dio. Il figlio dell'uomo, l'eterno, il Dio che trasferisce una parte nel figlio. E diventa il figlio di Dio. Cosa succede? Che tutto l'annuncio e il ministero di Gesù che ha portato avanti si sviluppa quello che è stato detto da Gioele. Quando successe, lo guardiamo insieme, in Atti capitolo 2 verso 14: Quando la nascita della Chiesa, il il risultato dell'opera che aveva fatto Gesù comincia a diffondere che cosa? Lo Spirito Santo che Dio aveva annunciato che lo avrebbe riversato su servi, serve, uomini, donne, qualsiasi categoria, pur che avessero fatto una cosa. Chiunque grida, chiunque invoca il nome dell'Eterno sarà salvato. Benedetto sia il Signore. Senza distinzione di razza. Di qualità, di ceto sociale, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Questo evento della Pentecoste, un intervento potente dello Spirito di Dio nell'umanità, lì a Gerusalemme, come era stato proclamato, viene annunciato, però crea dubbio tra gli astanti: ma che cos'è questa cosa? È un fenomeno che oltrepassa il nostro modo di pensare. Allora, chi aveva invocato il nome del Signore, l'aveva seguito, era sotto quel potere divino. Diciamo che il regno di Dio era entrato in azione. Quando noi diciamo venga il tuo regno, non vuol dire venga il tuo regno dopo il millennio. Quando noi diciamo venga il tuo regno, Gesù ha detto che il regno di, Cie, di, di Dio era già lì dove c'era Lui. E come noi invochiamo. L'intervento del potere del regno di Dio, che entri nel potere del regno di Satana e sconcasti, sconcasti le, le, le cose, e noi cercandolo, il regno di Dio si aggancia e vive nel nostro cuore il suo potere e andiamo avanti. Quando diciamo venga il tuo regno, noi diciamo venga adesso per cambiare le cose. In questo frastuono di gente che pensava in un modo, pensava in un altro, lo Spirito Santo prende Pietro e lo fa alzare in mezzo al popolo e dà il messaggio che sta succedendo. Perché la risposta viene sempre da coloro che camminano con Dio, gli altri possono pensare come vogliono. Ma Pietro, levandosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera, uomini giudei. Voi tutti che abitate in Gerusalemme, Dio aveva già detto che in Gerusalemme ci sarebbe stata salvezza. Sia vi noto questo e prestate orecchio alle mie parole, vai bello vai, perché costoro non sono ebri, l'hanno preso sotto gamba la cosa, e sono ubriachi, hanno bevuto, sta gente si muove come ubriachi. Immaginate vedere gente, gloria a te, Signore, lode a te, oh shacamassanda, ricamascita, gloria a te, ma che è stato pazzo, che, che succede? Costoro non sono ebri come voi supponete, dice Pietro, poiché non è che la terza ora del giorno, sono le nove del mattino, e gli ebrei non bevevano la mattina, vai avanti ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele che avverrà negli ultimi giorni che dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni andiamo avanti fino al 21 e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del... Del mio spirito e profeteranno, profetizzeranno e farò prodigi nel cielo e segni sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il Sole sarà mutato in tenebre. E eh? in uno spazio di tempo la luna è in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Quando il Signore interviene per cambiare le cose. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. Vai avanti, il prossimo verso, fino al 21. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Vedete, si riporta sempre che noi dobbiamo cercare il Signore. La via di salvezza, la via di fuga, la strada di fuga, la porta di fuga quando si incendia e ci vuole una porta è sempre la stessa: cercare il Signore, invocare il Signore, pregare il Signore, spostarsi dalla parte del Signore perché ci sono ancora questi eventi che si devono completare? Perché Dio parla su larga scala, non è che parla in una mezza generazione e finisce lì. Dio ha dei tempi lunghi ma diventano corti e mentre noi passiamo ci giunge il messaggio della salvezza, ci agganciamo cercando il Signore e saremo trasportati dalla parte di Dio, se no saremo separati. Come fu fatta la separazione c'è sempre questo. Vediamo adesso che cosa ci aspetta, abbiamo chiarito che non ci sarà più il diluvio. Dio mantiene la sua parola, l'arcobaleno ancora funziona, fa ancora, da segno ogni volta che non ci sarà più il diluvio, ma cosa ci sarà allora quando noi vediamo che ci saranno cose straordinarie che succederanno? Guardiamo Pietro che dice che cosa sta succedendo, ma sotto la guida e l'unzione dello Spirito Santo, in secondo Pietro lui dà una visione. Chiara di ciò che accadrà, guardiamoli insieme: Secondo Pietro capitolo 3, verso 10. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro. Quante volte troviamo Gesù che dice: guardate che il giorno del Signore verrà come un ladro, come ai giorni di Noè, Una, un colpo chiude come ai giorni di Lot." Si, si chiude. Perché Dio vuole salvare? In esso i cieli passeranno stridendo. È come quando una meteorite parte e si dissolve. Con la velocità che tiene, si dissolve. Passeranno stridendo. E gli elementi infiammati, infiammati si dissolveranno. Noi non abbiamo. All'era di, all di Pietro non si sapeva neppure questa parola che voleva dire dissolversi. Noi l'abbiamo scoperto da poco, ma Dio già aveva messo questo del dire il dissolversi delle stelle, il dissolversi delle meteorite, il dissolversi nello spazio di questi elementi. Noi l'abbiamo compreso da poco. Ma Dio attraverso Pietro... Dà già la notizia che queste cose avverranno. I cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, cioè non ci resterà sistema di vita. Guardiamo il verso 11: poiché dunque tutte queste cose. Hanno da dissolversi, adesso parla a noi. Prima che tutto ciò arrivi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà? In parole diverse, ieri, l'altro ieri, stiamo assistendo ad una notizia che una grande diga negli Stati Uniti sta per cedere. Ci sono 6-8 elicotteri che portano pietre, ma intanto 200.000 persone con le macchine uscite, spostatevi, perché questa da un momento all'altro copre tutto. Vedete come corre la gente. Il messaggio divino parla a noi allo stesso modo, solo che lì corrono e qui stiamo come intontiti, perché il principe di questo mondo ha confuso la nostra mente, ci ha fatti diventare increduli, ma la parola di Dio sollecita almeno ai credenti, ma diciamo, dice, poiché tutte queste cose hanno da dissolversi, caro Cataldo, perché non cominciate a camminare in un modo diverso, in modo che quando queste cose avvengono, la vostra santità di appartenenza a Dio, la vostra condotta, vi troverete tra coloro che siete, siete stati scelti da Dio per scampare a questi grandi eventi, perché poi alla fine il messaggio che, Dio, che Gesù ha dato, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, ci ha scelti come, non solo per una chiamata speciale, ma ci ha fatto giungere il messaggio anche oggi lo fa, lo sta facendo oggi proprio per dire lascia perdere tutte le storie che ci sono, qua i tempi diventeranno ancora peggiori. Ma tu cerca di aggrapparti alle indicazioni che tu ricevi nella mia parola. Andiamo al verso 12. Ma che bella storia. Sono notizie importanti. Aspettando ed affrettando la venuta del giorno di Dio abbiamo detto prima: il giorno del Signore verrà. A cagione del quale i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si distruggeranno. Come dire, se la notizia che la diga in America sta crollando, mette in moto eh, tutte le persone che sono in pericolo, le autorità, la protezione civile, si cerca di correre ai ripari. Dovranno venire cose peggiori e eh, noi ci dormiamo sopra. Dici, sì, ma quello è il diluvio è già passato. No, c'è davanti qualche cosa importante e la scienza ci conferma che di questo passo non andremo troppo lontano. Diciamo che ci sono le notizie e la notizia che camminano insieme per farci aprire gli occhi ed invocare il Signore, cercare aiuto, il Signore intervieni nella mia vita, nella mia casa, che già molte cose non funzionano e ne abbiamo bisogno, già per la quotidianità. Ne abbiamo ancora più bisogno perché gli eventi che stanno davanti sono catastrofici e poi non essere dalla parte di Dio, c'è un fuoco eterno, e non se ne parla molto adesso più, non si può parlare del, dell'inferno perché se no la gente ha paura, ma, però, ma guardate, quelli che hanno paura sotto la diga cercano la strada, la via d'uscita, se ne vanno in montagna, 7, 8, 10 ore, lasciano tutto. Noi abbiamo paura e diciamo, non ne parlate, ma quello accadrà. È come dire a quelli sotto la diga: non ne parlate che abbiamo paura, se restano là, fanno la fine di, che hanno fatto nel, 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 nel secolo passato quelli nel Vajont, Vi ricordate quando la diga scese: una catastrofe che quella zona si riempì di acqua e tutti morirono. Guardiamo il verso 13. Ma secondo la sua promessa, vedete che c'è un riparo accettando Gesù Cristo come personale Salvatore, invocare il Signore, cominciare a cambiare vita, cominciare a camminare, andare in quella direzione. Questi eventi saranno evitati perché c'è il rapimento della chiesa. Gesù ritornerà per raccogliere la sua chiesa. Ma secondo la promessa. Noi credenti aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Un'altra cosa che abbiamo bisogno, quanti di noi soffrono per la giustizia che c'è su questa terra? La giustizia, la legge, la legge che è fatta a molla. Fatta a molla che voglio dire? Quando eravamo bambini avevamo delle molle che si facevano come volevamo noi, così è la giustizia. Che vuol dire si facevano come volevamo noi? Vi ricordate che ci legavamo i libri, ci facevamo la cintura, ci facevamo la fionda, la usavamo a nostro uso e costume, la mettevamo in testa per mantenere un fazzoletto. Così è la giustizia di questo mondo. Noi aspettiamo un'altra giustizia ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia, perché un Dio giusto si può muovere solo in questo modo. E come possiamo partecipare? Dice la parola del Signore, Cristo è la nostra giustizia, quando noi entriamo in Cristo, cerchiamo Cristo nella nostra vita, Lui in noi e noi in Lui è una protezione potente queste immagini ci aiutano a spiegare ma in realtà è lo spirito suo santo che penetra nel nostro spirito e il corpo che se ne va da dove vuole perché è la parte eterna che noi abbiamo bisogno ed ecco la notizia nella notizia che è tempo di ravvederci perché lo stesso Pietro negli Atti degli Apostoli, quando chiedevano, vogliamo guardare insieme, nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, leggiamo il verso 38, quelle persone che erano lì presenti incominciarono a chiedersi che dobbiamo fare. Verso 37, vai così comprendiamo meglio quanto è bella la parola del Signore perché ci dà. Ora se udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare di fronte a un evento di questo genere? Che dobbiamo, come ci dobbiamo comportare? Noi pensavamo che erano ubriachi, noi pensavamo che parlavano, ma adesso questo evento... Ha ah, del soprannaturale dentro, non è una cosa naturale. Noi per far parte di questa, di, di questa nuova dimensione, di questi rinati, di questi che protendono verso un altro regno che il regno di Dio, che dobbiamo fare? E Pietro rispose: Lo risponde a noi oggi, lo dice a me, lo dice a te. La notizia è questa: ravvedetevi, cioè cambiate via. Campiamo vita e ciascuno di noi sia battezzato nel nome di Cristo Gesù. Che vuol dire? Che vogliamo morire con Cristo durante, mentre ci eh, battezziamo, mentre scendiamo sotto l'acqua. Come dire, sono morto alla vecchia vita, ora che il Pastore mi tira fuori, voglio camminare con te, voglio essere un soldato tuo e seguirti per vita e per morte per la remissione dei vostri peccati. Sì, il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato e noi facciamo un patto attraverso il battesimo di entrare in questo nuovo esercito che è l'esercito di Dio e voi riceverete il dono dello Spirito Santo verso 39 perché per voi è la promessa, per i vostri figli. E per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Cosa sta facendo Dio oggi? Oggi ci sta chiamando, che vogliamo o non vogliamo. È un appello che rivolge come lo rivolgeva a Lot, come lo rivolgeva ad Abramo per uscire, come lo rivolgeva a Noè per dire, fatti un'arca e liberati, esci fuori da Ur dei Caldei e com comincia a camminare con me, esci fuori perché Sodoma e Gomorra sarà bruciato, esci fuori dal sistema religioso, dal sistema mondano e cominci a camminare nelle vie del Signore. Perché il Signore sta continuando a chiamarli. Quello che noi stiamo ascoltando è una chiamata da parte di Dio. Non è che dovete venire nella mia chiesa qua in un buco che non si riesce neppure a stare più di 15 persone. È Dio che ti chiama dove sei perché tu devi avere un rapporto con Dio e ti devi, devi cambiare vita e cominciare a, a seguire le direttive che trovi nella sua parola. E per l'aiuto dello Spirito Santo comprendi come devi camminare con Lui, diventa il tuo codice di vita, uno stile di vita diverso perché lo Spirito Santo ti guida. E ora che lo facciamo? Eh? Vogliamo pregare il Signore insieme? Dai, se no mi prolungo troppo, poi devi cucinare, hai altri servizi da fare. Preghiamo il Signore che facciamo un passo di fede, un passo di ubbidienza, voti di ubbidienza nella sua presenza. Vogliamo ascoltare il cantico che c'è in corso. Su ogni potenza, su ogni re, sulla natura, su ogni creazione, su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo regna Dio che tutto ciò creò. Lo abbiamo visto come Dio è il regista della storia, porta la storia e non se ne scorda nessuno. Pure oggi è venuto a casa nostra, è venuto a parlarci perché ci vuole salvare ci vuole portare a sé ci vuole tirar fuori sulla natura e sulla creazione su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo regna Dio che tutto ciò creò su ogni su ognitro su ogni cosa che può cambiare il cuore su diricchezza e sopra ogni tesoro parla solo Dio. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato me, ha tanto amato te che ha mandato il suo unigenito figliuolo sulla croce per redimerci. Visto che noi non potevamo è venuto e ci ha portato la grazia. La grazia è qualcosa che noi non meritiamo. Ce la offre, ti offre la grazia perché mio figlio Dio dice, questo grande Dio che vediamo, questi grandi eventi, chiude oggi con una parola del dire, nella mia grandezza che l'universo non mi riesce a contenere, io ho pensato a te, mio figlio è venuto, si è sostituito a te ed offre a te la grazia se tu accetti mio figlio. In lui c'è la salvezza completa. Vogliamo andare a lui, andiamo a lui. Preghiamo il Signore, Signore ti ringraziamo che nella grandezza di questi eventi a livello globale e nel tempo dei millenni, tu ci parli ancora oggi per dire che il tuo Figlio Gesù Cristo si è dato per noi dalle braccia aperte e che attraverso lo Spirito Santo agisce sulla nostra coscienza per attirare i nostri cuori a te. Vogliamo fare voti di obbedienza e passi di obbedienza verso di te. In che modo, Signore? Cercando, invocando il tuo nome, cercando la tua presenza nella nostra vita, facendo passi di obbedienza attraverso la preghiera, la lettura della tua parola e la partecipazione insieme a tutti coloro che camminano insieme con te, cioè il tuo esercito sulla terra, la Chiesa, partecipare per essere edificati perché sappiamo che tu ci vuoi bene e lo dimostri per i messaggi che mandi al nostro cuore. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. E ti lodiamo per Gesù Cristo, il Signore, il nostro Signore. Amen. Se lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore, inizia un cammino nuovo oggi con il Signore. Cominci a pregare il Signore. Prega a Lui soltanto. Come dice Gesù, entra nella tua cameretta, ti apri nella sua presenza. Leggi la Sua parola, perché ti dà le direttive che tu devi avere. Quando la leggi, Prega il Signore che ti dia intendimento per comprenderla e partecipa in una chiesa dove si predica l'Evangelo: l'Evangelo così, com'è, senza complicazioni, semplice com'è ha tutto il potere di dare salvezza, liberazione, guarigione perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e che cammina col Signore. Questo lo puoi leggere tu stesso in Romani capitolo 1 verso 16. Prima che ti lascio ti voglio ricordare che abbiamo a disposizione tua due calendari, un nuovo testamento scritto grande con il parlare di Gesù in rosso per facilitarti il compito di ricercare i 27 libri che, che pagina sono. Abbiamo fatto un segnalibro che ci sono in ordine alfabetico il numero delle pagine, che quando tu devi leggere cerchi Matteo, guardi qui e trovi pagina 18, quando cerchi Pietro trovi 524 e diversamente lo abbiamo anche in ordine alfabetico. Apocalisse, pagina 568, lo trovi qui sopra ti facilita la lettura e abbiamo anche il libro dei cantici con 128 cantici dove alla fine ci sono delle informazioni che abbiamo messo come condurre un'anima al Signore Gesù Cristo e come dare il cuore al Signore Gesù Cristo sono tutte informazioni che ti aiutano a crescere nella fede chiamaci Fai un fax, chiedili, te li mandiamo gratuiti a te, ai tuoi amici. Se ci mandi gli indirizzi, glieli mandiamo. E se sei un seminatore che vuoi evangelizzare, 40 Nuovi Testamenti costano soltanto 50 euro, sono 608 pagine. E se vuoi calendari, che ne abbiamo fatto altri 20.000 perché sappiamo che il nostro calendario non serve per guardare quanto che giorno è oggi, serve per dare la possibilità ad un credente che trovandosi in qualsiasi posto trova un amico e gli può regalare un calendario. Se lavori negli ospedali, se lavori nelle carceri, dovunque. Richiedili perché faremo delle offerte speciali per far sì che possiamo collaborare con te per portare la parola del Signore. Collabora nell'opera di Dio, Dio ne tiene conto. Dio ti benedica. Allora ci vediamo stasera, Dio piacendo, dalle 7 alle 8 per la preghiera. Pregheremo per i tuoi bisogni, preghiamo insieme. Preparati le cose che dobbiamo chiedere al Signore, le tue necessità. Ci siamo migliaia, ti assicuro che insieme preghiamo il Signore. Uomini e donne potenziate dallo Spirito Santo, che Dio gli ha messo sul cuore il peso di sostenere questa opera e quanti si trovano nel bisogno. Dalle 7 alle 8 preghiamo insieme e dalle 8 alle 9 ci sarà la scuola domenicale per istruire le, lo studio che abbiamo in questo tempo, è intitolato le epistole cattoliche, cioè universali. Vanno bene per qualsiasi denominazione tu fai parte, perché sono lettere universali scritte nel Vangelo per essere di edificazione e di aiuto alla crescita spirituale dell'opera di Dio. Dio ti benedica, pace! E grazie per essere restato con noi. O restata con noi. Pace.